Ciao a tutti, oggi voglio provare anche io a fare uno di quei video mukbang che vanno tanto di moda adesso su internet, ma perché altro? Perché mi ritrovo sempre comunque a passare la mia pausa pranzo, che è molto breve, un'oretta, da sola, e quindi magari questo è anche un modo per non stare da sola, quindi per mangiare in compagnia, che fa sempre bene, perché comunque quando sto da sola tendo a mangiare davvero poco, invece mi rendo conto che in compagnia un po' meglio la situazione è. Quindi adesso passiamo ad assaggiare questi nuovi gelati, che sono questi, che dovrebbero essere un qualcosa di meglio di un semplice ghiacciolo, che dovrebbero essere super super naturali. Non ho guardato niente, nemmeno gli ingredienti, quindi adesso mi poso qua sul tavolo e a caso ne scelgo uno, perché magari poi gli altri li assaggeremo un'altra volta, e prendiamo questo. Ok, questo arancione, vediamo che cos'è, come si chiama, praticamente sono dell'algida, o almeno non lo so se sono dell'algida, perché non c'è scritto algida. Comunque, stanno sul cartellone dell'algida, vabbè. Comunque, questo è San Baba succo secco, ed è 100% ingredienti di origine naturale. E sono, praticamente questo qui è un sorbetto alla carota e all'arancia con zucca e mango. Ingredienti: succo di carota, succo d'arancia, succo di mela concentrato, succo di zucca, succo di mango, succo di limone, succo di zenzero, l'addensante, comunque vabbè, frenetica, semi di calup, guar, succo di curcuma e senza glutine. Quindi in realtà sono veramente naturali a quanto sembra, e io sono quindi curiosissima di assaggiare, perché sono molto simili comunque alle cose che mangio io, un po' vegane, ai miei snack un po' vegani, un po' così. Allora, credo che il mio congelatore sia forse un po' troppo su di temperatura o troppo giù, è un po' troppo congelato, però vabbè, non fa niente, e vediamo. Infatti c'è anche il simbolino vegan, e vediamo un po' come sono. A me anche i ghiaccioli piace morderli, e non so se anche voi fate, ma io a volte ho quella sensazione proprio tremenda di sete e mi mangio i ghiaccioli a morsi, proprio i ghiaccioli del ghiaccio del congelatore. Allora, devo dire, si sente molto il mango, e comunque ha un sapore un po' forte, però e comunque si sente che non è proprio il tipico ghiacciolo fatto solo di acqua, e non è nemmeno dolce, perché infatti non ci sono zuccheri aggiunti, quindi c'è solo il dolce della frutta. A me queste cose piacciono, non ha un sapore enorme, però spesso, secondo me, bisogna proprio abituarsi ai sapori più naturali, perché noi tendiamo ad abituarci a quelli un po' chimici, no? Un po' finti, e quindi quando poi andiamo a mangiare quelli naturali, quindi quelli veri, ci sembrano un po' in sapore, ma in realtà le cose naturali hanno molto sapore. Vabbè, ora io ovviamente a pranzo non mangerò solo questo, però poco di più, ma essenzialmente perché poi devo tornare comunque al lavoro, e se mangio tipo un piatto di pasta o un secondo qualcosa, poi mi viene sonno. Quindi a pranzo devo stare per forza leggera. Più lo mangio, più mi piace, perché sento che è un po' polposo, insomma un po'
Sì, non acquoso. Secondo me questi ghiaccioli sono validi. Però ecco, io ora non so dirvi la marca, perché io l'ho trovati al bar dove vendono i gelati dell'Algida e stavano proprio sul cartellone dell'Algida. Comunque si chiama Baba Succo, come c'è scritto qui sullo stecco. Vorrò provare insieme a voi anche gli altri tre, così mi incuriosiscono. Poi comunque questa cosa che c'è anche la curcuma e lo zenzero mi piace. Io la curcuma la uso soprattutto quando cucino il pesce, un po' perché mi colora, perché non usando il pomodoro, che non posso mangiare, i piatti a base di pesce, tipo anche un primo, no? Mi risultano molto pallidi. Invece con l'aggiunta della curcuma diventano gialli, quindi sono anche più carini da vedere. Non è niente male. E se vi piace il mango, perché si sente. E poi adesso ho preso anche ad aggiungere molto la spirulina, sempre appunto anche nei piatti a base di pesci, ma anche in quelli di verdure, perché gli dà comunque un sapore un pochino più saporito e si evita anche un po' di sale. E poi perché comunque fa bene. La mia pizza, quella che vi ho fatto la ricetta e vi la lascio linkata, è piaciuta, l'ho fatta ad altre persone, perché ora finché la faccio per me vabbè, però l'ho sottoposta al giudizio anche di altre persone ed è piaciuta. Quindi la spirulina, secondo me, aggiungerla ogni tanto qua e là nei piatti fa bene, rende il piatto un po' più particolare. Comunque raga, questo ghiacciolo è buono, anzi questo sorbetto. Sì, anche rimango stranita dalla marca. Comunque sono 65 grammi e sono 46 calorie. Poi vediamo per stecco, ci sono mezzo grammo di grassi, 1/2 grammo di proteine, 0 sale e un po' di carboidrati. Quanti? 11 grammi di carboidrati, mazza, di cui 8,5 di zuccheri, però sono naturali. Buono. Non vedo l'ora di assaggiare anche quell'altro. Non ho guardato gli ingredienti, però se sono così sono interessanti. Forse questo era quello un po' più normale, perché carota e arancia è un po' tipo un ace. Però buono.
Io questi avevo pensato anche di mangiarli o prima o magari anche un po' durante l'allenamento, per rinfrescarsi, per darsi comunque delle energie, perché comunque ci sono anche gli zuccheri, senza però finire per mangiare magari schifezze. Quindi io questo, almeno questo arancio, lo promuovo. Mi è piaciuto davvero tanto. Mi piace anche la confezione, perché comunque è fresca, dà proprio l'idea del fresco con tutta la frutta. E sì, mi è piaciuto. Io spero che questo mio primo esperimento di mukbang abbia avuto un senso, ma non lo so se si può fare il mukbang così mangiando un ghiacciolo, ma non lo so. Io ho visto questi video e sinceramente mi trovo un po' assurdi, perché vedo che la gente tende comunque a mangiare quantità enormi di cibo. Io non riesco a fare un video così, perché cioè non sarei io non mangio tanto. E quindi mangiare tanto per forza per fare un video mi sembra un po' sciocco, non lo so, non mi attira, perché poi so che starei male e quindi non avrebbe senso mangiare solo per fare un video. Quindi io faccio video sulle cose che faccio realmente, e quindi niente, io adesso magari mangerò un biscotto, due biscotti e il mio pranzo è fatto. Magari poi, tornando dal lavoro, farò una merenda, però ecco, non avrebbe senso riempirsi di cibo per poi sapere di stare male. Io certi video non li capisco e mi sembrano veramente assurdi. Comunque questo è il mio pensiero e niente, fatemi sapere se vi è piaciuto questo mio video mukbang, non lo so, e ci vediamo al prossimo. Vi ricordo che sotto trovate il link per i miei social. Vi aspetto soprattutto su Instagram, perché lì poi ci pubblico anche tutte le mie belle ricettine, insomma cosine un po' sfiziose vegane, se possono interessarvi. E ci vediamo al prossimo video. Ciao e al prossimo. Ciao.